Buonasera Alessandro, cane per il sociale, siamo di nuovo al tramezzino night. Sono andato alla macchinetta, c'era solo un tramezzino, il più buono, ma il meno buono, quello al Praga e Fontina, che cazzo è, Praga e Parola, vabbè, costa il Parola, che cosa dire, non hanno più detto niente, non hanno fatto più discorsi. Stasera avevo un altro collega che mi dava una mano, è stato bravissimo. E niente, adesso andando alla macchinetta proprio non riuscivo a camminare, proprio roba da... da storpio, mamma mia, che condizioni. Adesso faccio il puntino e poi vado a letto, perché così nella notte il corpo si ricarica di energia e così domani forse riesco a lavorare. Bene, bene, anzi, male. Cosa posso dirvi? Un mio caro amico chef mi aveva detto: vieni, vieni in Italia, vedrai che dopo 3 mesi vuoi di nuovo tornare via. Vabbè, dopo si fa per dire, insomma. Le medicine le ho prese tutte, parliamo che domani non mi alzo come mi sono alzato oggi, perché oggi veramente, quando mi sono alzato stamattina, sembrava di morire. Veramente male. E devo ricordarmi un attimo. No, ho preso un medico. Penso io che sono rimasto là. Mamma mia. Certo che anche... cioè io... i distributori qua già non c'è neanche il marketing, nemmeno il distributore, bene. Cosa dire, ragazzi? Ho provato, ho tentato e sono caduto. Anzi, prima, appena arrivato a casa, stanco come un antilope che è scappato da un leone, mi sono seduto sul letto e sono caduto. Sono caduto, per fortuna, in passato facevo, anni fa quando ero in domicilio, facevo arti marziali e allora ho attutito la caduta con la mano e ho battuto anche su un cartone che ho detto ora, mi sono salvato, se no sarebbe stata un'altra disgrazia. E niente, ragazzi, amico, a piena di sorpresa. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao.
non dimenticate che se volete offrirmi un caffè c'è sempre PayPal.me. Ci vediamo ai prossimi video, sperando di ritornare in libertà. Ciao.